Allora, partiamo con un gruppo di un videogioco molto conosciuto che ha fatto perdere molte nottate a molti di voi. Stiamo parlando di League of Legends. E facciamo salire sul palco Valentina, Giovanni, Martina, Francesco, Melissa, Sara, Mattia, Elena, Giulia, Loris, Claudia, Valeria, Roberto e Manuel. In questo gruppone direttamente da League of Legends! Oh, mi credevo perduta, ma ancora sono qui, viva e vegeta! Mi pare impossibile di poter muovere mani e piedi per mia volontà. Nella mia foresta ho incontrato degli umani stranissimi. Dici che sono qui? Ho ancora il loro sogno. Nessuno sfugge alla mia mira. È il momento di trottare via dall'imbarazzo. Scappa pure. Ma non avrai scampo. Inchinati al vuoto o verrai consumato. Vattene! È il mio ultimo avviso. Ti piacciono le mie pistole? Shock! E quelle le chiami pistole? Hai due occhi pericolosi. Mi piace. Vieni a giocare con me. Hai pescato un guaio. Mira gli occhi. La violenza è la mia trattativa preferita. Siete al sicuro con Brown? Non sei male, anche se non sei Rakan. Tenetevi forti, miei alberelli! Fateglielo forte l'applauso per questo gruppone. Venite, fatevi vedere che serve la foto di rito. Sara ha richiesto la foto di rito, Panzieri. Okay. Fagliela allora, fare. Venite. E poi in più, nel mentre che Sara fa la foto di rito, voglio farvi un piccolo appunto. Queste persone salgono, oltre per vincere gloria e fama, anche per mettersi un po' in gioco, per far vedere il loro lavoro, le loro nottate, le loro dita bucate dal lago, dalle loro dita bruciate dalla colla. Voi dovete fare solo una cosa quando salgono sul palco, e qual è? Fatelo sentire perché non vi sento. Brava, no, non Moni, vi sento, brava. Non vi sento.
Ok. Grazie. Bene. E quindi ci spostiamo a un'altra serie, mentre il gruppo, il gruppone di League of Legends defluisce. E andiamo con una coppia, la coppia numero 2, loro sono Francesca e Ilaria. Prendo tempo perché i ragazzi stanno... Ma loro ci sono... È un qualcosa tra il carino e l'inquietante. Molto. Molto bene. Ecco. Fatemi forte l'applauso per Ruby e Kana da, direttamente da Oshinoko! Pio pio pio! Pio Chandru! Zim. Ma sono... Sono dei pulcini. Non lo so che cosa che si sono, allenano, fanno aerobica. Bene. Grazie a questa coppia da Oshinoko. Molto bene, adesso andiamo nel... No. No. Cioè, Winx, adesso sale Berserk sul palco. Sangue, violenza e teste che volano. Oh. Ma che ne sai che anche lui non sognava un giorno di diventare una Winx? Certo. Sale sul palco il numero 3, lui si chiama Davide, che da Berserk interpreta... Gatsu! Stop, fermo, stop! Ragazzi! Raga, facciamo le 10 di stasera, Vi prego, non mi fate interrompere ogni gruppo. Voi dovete farlo l'applauso, non vi costa niente. Grazie. Non mi costringete a far partire il delfino, vi prego, lo sapete. Sale sul palco numero 3, Davide, che da Berserk porta Gatsu! Che cosa succede a questa armatura? Da quando l'ho indossata, il dolore è sparito. No, è come se non mi importasse più del dolore. Lasciati andare. È come un impulso violento che cresce dentro di me. Lascia andare tu. Sì. Lasciati andare. È la mia rabbia. Lasciati andare. Gatsu, non perdere il controllo dell'armatura o ti ammazzerà. Ricorda qual è il tuo vero obiettivo. Molto bene. Grazie Davide. Ah, stavi dicendo grazie a Gatsu, però grazie a Gatsu non ci sono più demoni. Esatto. Giusto? Sì, grazie mille Gatsu. Okay, oh. No, nel senso, si chiama Gatsu,
con la spada. Deve avere un gazzo. Beh. Allora, facciamo salire sul palco il numero, la numero 4, tutta tua. Valeria, che da Six the Musical ci porta Jane Seymour. Jane Seymour, the only one he truly loved. Rude. When my son was newly born, I died. But I'm not what I seem, or am I? Stick around and you'll suddenly see more. But now we're one of a kind, no category. Too many years lost in history. We're free to take our crown in glory for 5, 4, 3, 2, 1 more minute. We're six. Grazie mille Valeria, grazie mille. E ora torniamo a una coppia, la coppia numero 5, fatta di Livio e Simone, che da Black Clover ci portano Juno e Asta! E grazie mille Livio e Simone. Oh, adesso andiamo in una scuola. La scuola di magia e stregoneria. No, no. C'è sempre una scuola, c'è sempre un preside, un professore. Oh, grazie. Che non è il professore della casa di carta. No. Ma è un altro professore, un professore che ha dei poteri. C'ha dei poteri? Perché questa è la scuola per giovani dotati. Qual è? Non è la scuola delle Winx, quella è Alfea. Per bimbi speciali, lo possiamo dire? Sì, per bimbi molto speciali. Il gruppo numero 6 composto da Monila, Fausto, Ethel e Manuel, che interpretano Jean Grey, Magneto, Quicksilver e Charles Xavier dagli X-Men! Vi aspettavo. Ma certo, sono qui per riportarti a casa. Io non ho una casa. Sì che ce l'hai, hai una casa e una famiglia. Sai, lui pensa che il tuo potere sia troppo grande perché tu possa controllarlo. Eric, i tuoi giochetti mentali non funzioneranno più, Charles. Così vuoi controllarmi tu? No. Sì, certo. No. Voglio aiutarti. Aiutarmi? Che c'è che non va in me? Assolutamente niente. Eric, basta. No, Charles, questa volta no. Tu l'hai sempre frenato. Guardami, Jean. Io posso aiutarti. Guardami. Esci dalla mia testa. Forse dovresti ascoltarla, Charles. Devi fidarti di me. Sei un pericolo per tutti e per te stessa, ma io posso aiutarti. Secondo me vuoi darle la cura. Guarda com'è finita con Scott. Hai ucciso l'uomo che amavi perché non controlli il tuo potere. No! Non lasciare che il potere ti controlli.
Potete, penso, sbloccarvi, potete ritornare alla velocità normale. Sara, ti serve la foto di Rito? Mettetevi in una posa, ma vuoi con o senza Flash? Ma non c'entra Flash, Flash è della DC. Ma stush, stush, Flash è cosa? Gioco, non c'è gioco. Flash. Molto bene. Beh, che dire. E fatelo l'applauso per gli X-Men! Grazie mille ragazzi, grazie professore. Molto bene. E adesso, dopo gli X-Men, ci spostiamo su un singolo. Oh yes, numero 7, si chiama Eos e interpreta Mammon da Obey Me. Ah, è il compleanno di MC e non so cosa regalargli. Ci sono. Per prima cosa dovrò rubare la carta di Lucifero nella sua stanza. Non guardatemi così. È per una cosa importante, ok? Eccola. Ora dovrò fare molto silenzio per non svegliarlo. Presa. Ora posso andare a prendere il regalo. Oh, oh, questa è perfetta. E ora, alla festa. Ames, questa è per te. Non fraintendere, non è nulla di così importante d'altronde. Così non va. Ah, invece sì. Per favore, prendi questo dono in segno del mio affetto. Grazie mille, Eos. E ora passiamo al numero... No, devo fare una cosa col pubblico. È giusto, giusto. Dobbiamo fare la sfida, che adesso siete ancora in tantissimi. Io adesso faccio una foto con tutti quanti voi, con Carletto, così la facciamo a tutti, tutti, tutti. Voi alzate le mani al cielo in tempo reale. Io pubblico la foto sul mio profilo di Instagram, che è luca.panzieri, e voi mi dovete scrivere sotto la foto: io sono quello in alto a destra con la parrucca viola, io sono quello con il cappellino di Pikachu, io sono quello con la felpa rossa, e io vi taggo tutti. Dobbiamo arrivare a 100 tag. Facciamo questa sfida. L'altra volta siamo arrivati a 72. Dobbiamo farcela. Allora, facciamo, aspetta che facciamo. Faccio partire Carletto e ce lo comanda Fabio. Attenzione. Ecco che parte. Vai Fabio, alzacelo un po'. Esatto. Abbassa la telecamera, lo prendi tutto il pubblico del Festival del Fumetto. Attenzione. Al mio tre scattiamo. 1, 2, 3. Vai Fabio. Pronti? Al mio tre, Festival del Fumetto. 1, 2, 3. Festival del Fumetto. Oh yes. Grazie, grazie, grazie. Vai, vai, fammi scendere Carletto. Portamelo giù. Portamelo giù. Portamelo. No, portamelo giù. Ecco, non sapevo non tu dal giocattolo a Fabio. Portami giù Carletto, che siamo in ritardo. Ecco. Presto che non resisto. Italo disco. Questa molto non bene. È Ibiza, ma è Novegro. Ha trovato il nuovo gioco Fabio, togliamogli subito questa cosa qui, se no è la fine. Bene. Andiamo, passiamo al prossimo concorrente, al prossimo partecipante, il numero 8, Silvano. Sì, andiamo nei film horror. Sì, che da venerdì 13 ci porta Jason. We'll be right back.
E fate un applauso a Silvano. Grazie mille Silvano. Con Jason il macete. Eccola. Intanto arriva Bliss Cosplay, cosplay.com. Oh. Brava Giovanna. Brava. Brava Giovanna, brava Bliss, no Giovanna. Ah, ma così? Ma beh, perché sta a fa? Festa di compleanno. Ah, è una festa di compleanno per te. Chi sta a mettere le candeline? Che festa Bliss di compleanno hai festeggiato nella tua vita, panzieri? Cioè, tutto mi sembra che è un festeggiamento. Non vi preoccupate, verranno distribuite cuscine e coperte per passare la notte, perché Bliss deve sistemare 32 candeline in giro per tutto il palco. Molto bene. Grazie, me lo fate un applauso a Bliss, per favore? Questa è scaricata la batteria, secondo me devi cambiarla a tutte. Questa è fuori dal cerchio, che urto Bliss! Ah, c'è quella, scusa. Molto bene, ok. La scatola, la scatola. Portatela via. C'è un'altra cosa. Ah, c'è un'altra cosa. Non vi preoccupate. Beh, allora, vabbè, comunque possiamo dire almeno l'universo in cui siamo. In quale universo siamo? Siamo nell'universo Marvel. Oh, yes. Con un dottore. No. Cioè, il dottore, sì, è il film del dottore che va contro una pazzerella. Ah, ma certo, ho letto il dottore, ma non è lui, una non c'è lui. Un po' pazzerella. Ah, Mastro Zimma sarà particolarmente felice. Sarà molto felice di questa pazzerella. Eccolo che si mette in tribuna, esatto. Eccolo qua. Perché sale sul palco la numero 9, Patrizia, nei panni di Scarlet Witch. Sei comprensibilmente arrabbiata. Hai dovuto fare dei terribili sacrifici. Ho fatto un buco nella testa dell'uomo che amavo. E non è servito a niente. Non parlarmi di sacrifici, Stephen Strange. Se mi darai quello che voglio, ti manderò in un mondo dove vivere con Christine. L'intera potenza di Kamar-Taz è contro di te. Oh, non... Ti rendi conto di quanto io sia stata ragionevole? Certo, il libro dei dannati, definirsi una strega, evocare mostri per rapire una giovane, non lo definirei esattamente ragionevole. Inviare quelle creature a darle la caccia è stato un atto di pietà. E nonostante le tue ipocrisie e i tuoi insulti, ti ho invitato a toglierti di mezzo in modo sicuro. Ora hai esaurito la mia pazienza. Ma spero che tu possa comprendere. E anche ora, in quello che capiterà, il mio comportamento sarà molto ragionevole. E fate l'applauso a Patrizia con la sua Scarlet Witch. Grazie Patrizia, io richiamerei sul palco blisscosplay.com perché ci sono queste candeline da soffiare. Caro diario. No, non c'è il jackpot. Caro diario, jackpot. Ok, raccogliamo velocemente le candeline. Io porto via la sedia. Molto bene. E andiamo avanti subito con prossimo partecipante. La prossima partecipante, oh che meraviglia, la numero 10, le si chiama Evelyn e ci porta nel meraviglioso e magico mondo della Disney, Disney Pixar, con un personaggio di Toy Story amato da tutti. E allora fatemi fortissimo l'applauso, perché mi sono perso il filo. Evelyn, la numero 10, interpreta Jessie da Toy Story 2. Jessie, che cosa ci fai lassù? Do un'ultima occhiata al sole prima di tornare definitivamente nella scatola. Jessie, lo so che ce l'hai con me perché vado via, però io devo tornare a casa. Io sono un giocattolo di Andy. Se
se lo conoscessi capiresti, sai, Andy è veramente... Vediamo se indovino. Andy è un bambino davvero speciale. E tu sei il suo grande amico, l'amico del cuore. E quando Andy gioca con te, anche se non puoi muoverti, è come se fossi vivo. Perché è così che lui ti vede. Come fai a saperlo? Perché con Emily era la stessa cosa. Per me lei era tutto il mio mondo. Quando lei mi amava, tutto era fantastico. Non si dimenticano bambini come Emily, Andy, ma loro dimenticano te. Grazie Jesse. Oh, eccole qua. Dove sei, Moni? Tornata. Hai recuperato? Ho trovato la voce. Iniziamo con una grande carrellata di personaggi che ci piacciono tanto, soprattutto nell'ultimo periodo. La numero 11, Nadia, che interpreta, non lo so dire, quindi lo dici tu. Narciso Nome da Project Sekai. ないからここで一生泣いているんだろ目に映った景色の青さが羨ましく思っていた廊下谷転がる人生アスファルトの温度下がってる真夜中を照らす明かりを求め繋ぐ電波世界へとレイニーレイニー求めるものだけ描いた心縛って待って本当を叫びたいのよレイニーレイニー強くなりたいと願った。 E fatelo l'applauso a Nadia, grazie mille. E adesso ritorniamo nella galassia lontana lontana, ma approfitto per ricordarvi che ho pubblicato la foto, se andate sul mio profilo luca.panzieri su Instagram trovate la foto, mi raccomando scrivetemi chi siete che vi devo taggare tutti, ne rimarrà soltanto uno. E allora sale sul palco la giovanissima Zoe che interpreta Young Lin dall'universo di Star Wars. Zoe, ti prendi l'applauso? Quanti anni hai, Zoe? 9. 9. E già guardi Star Wars? E ti piace? Beh, grazie mille, Zoe. Maggiore. Sì, ma ti sembra una musica appropriata a Zoe di 9 anni? Oh. Oh. La sta portando al lato oscuro? Certo, lui ci prova. Bene. E adesso... Oh, mamma mia, sì, è arrivato il momento! Perché Panzieri. Quando sale lui sul palco, tutto può essere storpiato. E io qui leggo... Sì? Dal mondo di Disney Pixar, sale sul palco il numero 13, Sergio...
che dall'universo Disney Pixar interpreta Batman. Sono calmo, sono forte, devo essere, è la mia sorte. Picchi pazzi, criminali, un valore che senza eguali. Io non chiedo se sia dura, batto tutti con disinvoltura, spacco trafficanti, una furia vivente, ma sto fortissimo in mezzo incombente, ma ti do un aspetto. Il mio intelletto fa il funambolo del filo e spetto. Dietro s'aspetto, nemmeno Superman in fondo mi era così perfetto. Dietro mi aspetto, salvare Gotham City è ciò che mi prometto. Si ode un gran rumore che fa, la schiena che si spezza, non ce la farà. E sale la pressione e non conosce sto wow. Sta pesando sempre più, sto per fare il pop. Wow, oh, oh, datemi nemici di ogni sorta. Ho le spalle larghe, quindi cosa importa? Non saprei che fare, chi ti verrò. Se carro la bomba con sto ti sta per fare. Wow, un terno dilattato che corre sempre di più. Wow, oh, oh, Batman è più forte e lui non crolla. Batman invece di sicuro molla. Fianco non resterai, nei guai, no, mai, come sai, non mollo. Ma dai, no! Questa scena è sempre tristissima, Sergio. Sergio, capita a tutti di farci lecca almeno una ma volta. Ma no, ma Batman non può farci lecca. L'ha fatto anche Batman, e se lo fa Batman, che dire. Oh. Vabbè, grazie Vabbè, Sergio. È tristissima. Sergio, riprenditi, non so cosa dirti. Se Batman spara a sale sui palazzi. E lui no. No, ok. Bene, e allora adesso facciamo un salto multitemporale e passiamo al numero 70. Ebbene Simone. Sì. Che interpreta Rakshasa da Dungeons and Dragons. Per un Rakshasa ciò che conta è il potere, ed è quello che ho ottenuto. Ricchezze, influenza, autorità e presto il dominio assoluto sulla costa della spada, quando... Padrone! Che vuoi? Forse non dovrebbe rivelare a queste persone il suo piano malvagio. Silenzio! Insulso scarto! Ormai è tardi. Non ho più bisogno di segreti e sotterfugi. Nessuno potrà fermarmi. Ecco, le ultime parole famose. Interrompimi ancora e ti trasformo in concime. Antipatico. Tremate, abitanti del ferro, perché il regno della Rakshasa sta per iniziare. E fatele un applauso a Simone, grazie mille. E adesso facciamo salire sul palco la numero... No? No? No, okay. Non, facciamo, allora, più salire non sul... facciamo sul palco nessuno, basta. È finito, andiamo... Torniamo al numero 14. Esatto. Si balla e si canta. Sono in tre... Poterista, Bibi e Luca, che interpretano Ai Oshino, Ruby e Acqua da Oshinoko. Kino ega o la simedia Chirita sono himitsu misuperia Nuketeru toko sai kanojo no eria Kanpeki de uso tsuki na kimi wa Tensai techno idol sama Kyo nani tabeta? Tsuki na hon wa Asobi ni iku nara koko ni
Nani walk out of the night, so lay one night so Nani walk out of the morning, nani so Tan tan to, take the sun sun to Iso e mi e nai, iso la mitsu no aji Ore mo nai nai nai, ore mo nai 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 Nata ipu wa aise wa san, kotae te Dare ka o suki ni naru koto Nante watashi wakaranakute sa Uzo ka houn to ka shiri e nai Sonna kotoba ni mata hitori o shiru Mata suki ni saseru Dare mo kanbe uba wale te kyu Kimi wa kanbe Kik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 
Urakawari, sono e galde, hai shiteru te, daremo karemo toriko ni shiteiku, sono hitomi ga, sono kotoba wa uso demo sore wa kanzekai. Eccomi tornata, mettetevi in posa per la foto di rito di Sara, mentre il pubblico vi fa un doverosissimo. Bravi, siete attenti, siete attivi. Eccoci qua, grazie mille ragazzi, torno a blisscosplay.com. Ok, ok, sei contenta? C'è ora altro? Andiamo nel mondo del musical. Del musical, ma dove siamo? Che numero siamo, pazzieri? Ormai non c'è più. Abbiamo fatto una il numero logica. 70, poi il numero 14, adesso facciamo 71. Ma sì. Preparamelo, ecco. Mastro Zimba, preparami il 71. E tu levati dalle scatole. Mi levo, mi levo, me ne vado. Nel senso. Anceppata! Oh. La cascetta. Mo ci parte la cascetta, eh? Molto bene. Eccoci. Ci siamo, Bliss? Yes. E allora fatemi forte l'applauso per numero 71, Charlie, che interpreta Angela dai Miserabili. The time is near, so near, it's stirring the blood in their veins, and yet beware. Don't let the wine go to your brains. We need a sign to rally the people, to call them to arms, to bring them in line. Our little lives don't count at all. Red, the blood of angry men. Black, the dark of ages past. Red, a world. Lamarck, his death is the hour of fate, the people's man. His death is the sign we await. His funeral day, he will honor his name. With the light of rebellion ablaze in their eyes, in their candles of grief, we will kindle our flame. At the tomb of Lamarck shall our barricade rise. The time is here. Let us welcome it gladly with courage and cheer. They will come and we are. E fate un applauso alla nostra Charlie. È morte, ci voglio, Bliss, ti ci voglio a togliere tutto questo. Grazie. Grazie mille. E allora torniamo all'ordine normale delle cose, quindi al numero 15. Adesso andiamo in una serie televisiva cattivissima. Sì, sì, pazzesco. Dove ci stanno gli zombie. Pure. E gli zombie, e gli zombie che camminano. Ok. Ah, beh. Gli zombie che stanno fermi. E che basta. Dormono, che mangiano. Una serie tetra che è durata 74 stagioni. È finita... E dopo 74 stagioni è finita e tu dici, ma non è vero, non è finita. È lasciata così, ma non uscirà mai più niente.
No, ci sono tutti gli spin-off, Panziere, ancora peggio. Capito, ancora peggio la situazione. E quindi abbiamo questo magico gruppo, il numero 15, Jennifer e Marco. Non spoilerare niente. Niente. Perché interpretano una zombie e Daryl Dixon da The Walking Dead. Ma io Daryl me lo ricordavo più grosso. Ciao Marco. Ciao. Quanti anni hai, Marco? 4. E lei chi è? Mamma. Lei è mamma. Oh, bella mamma. Quando va da buonanotte la creatura. E Marco, ma tu hai visto Walking Dead? Sì. Come sì? E chi te l'ha fatto vedere? Mamma, non avevo dubbi! E ti è piaciuto Walking Dead? Sì! A 4 anni? Sì! Bene, ok. Adesso tira fuori tutti i muscoli che hai. C'hai i muscoli perché fa balestra. Basta, è stra bruttissima, non dico mai più. Al mio 3, lei mi sta facendo no con la testa, hai ragione. Al mio 3, alzi la balestra e parte l'applauso del pubblico. Vuoi vedere? Pronto? 1, 2, 3. Vabbè. Facciamo insieme? È capitato a Batman, poteva capitare anche a Terry. È pesantissima. 1, 2, 3. E fateglielo l'applauso per mamma e figlio nei panni di Zombie e Daryl di Walking Dead. E questa moto che è fighissima. Cioè, ma manco io a 30 anni ho questa moto, capito? Ce l'ha lui a 4. Ho sbagliato tutto, nella mia vita. Grazie, grazie ragazzi. Grazie. Bene, bene, bene. Che dire, che infanzia felice. Eh beh, oh. Che sogni maestosi e magici che farà questa creatura. E allora, dopo Walking Dead, sono un attimo perplesso. Andiamo in un mondo magico e romantico. Oh, il capolavoro di Miyazaki. Sì. Il numero 16, la numero 16, Michela, che interpreta Sophie dal Castello Errante di Howl. E fate l'applauso alla nostra Sophie Michela. Grazie mille per averci trascinato in questo magico mondo. E ora andiamo al numero 17. Samuele. Qua ci vorrebbe Panzieri, guarda, perché ogni volta che c'è un nome che non so dire, tu sparisci magicamente. Non è vero, lo so dire. Il numero 17, Samuele. Che porta Yuri Aiato. Da brava, brava, da Yarichin Beach Club. Voi fate l'applauso anche. Beh.
E fatelo l'applauso al nostro Samuele, grazie mille. E adesso sale sul palco un pezzo di storia del cosplay italiano, il gruppo numero 18, composto da Cinzia, Marco ed Enrico Callioni, nei panni di Vex, Persi e Vax, da Vox Machina! Machina! Grazie ragazzi, molto bene. E adesso prendete il meraviglioso e magico mondo colorato della Disney e dimenticatelo, perché sale lei. Ha portato su questo palco Samara da The Ring, ha portato su questo palco, non mi ricordo la creatura, la bambola, Megan, e adesso ci porta un'altra ragazzina simpatica, allegra e carina, che ha mangiato pesanti e ha iniziato a vomitare verde girando la testa a 360 gradi nella versione nuova di questo film terrificante. Lascio il palco alla numero 20, Elena, che interpreta Catherine da L'Esorcista. Are you looking for Reagan? Are you looking for Reagan? Don't be scared. I am no devil. There is none. Catherine's heartbeat. They're beating in sync. God played that trick on you. Ho paura, posso dirlo che ho paura? Elena, ti sta cercando Sara sempre, che vuole vedere da vicino il make-up. Io ho visto la faccia di Lele un po' pietrificato. Molto bene, grazie Elena. Oh yes, sì eh. Anche lei infanzia molto felice, immagino. Eh sì, ci piace. Oh, ah, una cos'è? Mano lava l'altra. Però. E l'altra rimane per terra e quindi è sporca. Molto bene, e quindi passiamo dall'esorcista a il numero 21, che non so dire, quindi lo dici, no dai lo so giù, lo so dire, si chiama Luca e porta Pinzo. Fame. Fatemi forte l'applauso direttamente da Junji Ito. Oh.
Ehi, voi, venite qui. Venite subito qui. Se fate come Dio, sarò così gentile da divorarvi. Voglio mangiarvi vivi. La vostra carne tenera, il vostro sangue tiepido, sono così invitanti. Forza, venite, voglio solo cavarvi gli occhi, strapparvi la pelle e mangiarvi l'intella. Dai, venite qui, come volete. È la sua stessa fine. Inzo! Inzo, devo smettere di cacciarti! Inzo! Papà! Aspettatemi un secondo, torno subito. E al mio ritorno vi voglio vedere i peschi. E fatelo l'applauso a Luca col suo binzo. Grazie mille, Luca. E ora sale sul palco una coppia. Simba. Sì. Simba. Ecco, la mia coscienza, chi tu sei? Tu non mi stai aspettando, Simba. Sinceramente non sapevo neanche che esistessi nella mia testa, però... Non mi hai fatto leggere chi è il prossimo, Simba. Ah, non lo so dire, Simba, e allora lo fai tu. No, lo so dire. Vada, è League of Legends. Da League of Legends, ok. Loro sono Denise e Andrea e portano... League of Legends! Ezreal e Kain! Da League of Legends! E allora fate un applauso per Denise e Andrea da League of Legends, grazie mille. E ora restiamo sul mondo dei videogiochi con il numero 23. Eccoci qua. Yes. Devo spostare? Mi sposto. Ecco. Ma il numero 23? Sì, 23. Ma 23. Sei sicura? Sì. Perché a me mi pare una cosa diversa. Ti sembra una cosa diversa? È proprio lui. È il 23? C'è? Sì. Testo che non resisto. Italo disco. Molto bene. Io non resisto. Vabbè, comunque, il numero 23 è Lorenzo. Esatto. Che da Fallout 4 interpreta John Hancock. Hey, everybody, gather up. I got something you all need to hear. No rush, everyone just take your time. Look, everyone, I'm taking a walk. It's time for your fearless leader to get back out there. Mix it up in the dirt before I forget what that feels like. You can't leave, Hancock! We need you! Hey, I'm always gonna be here in spirit, my man. Good neighbor and I, we got a connection. But like any hot and heavy relationship, sometimes you gotta spend time apart. Let things cool off. Remind yourself of who you are. So that's why I'm leaving. I'm still your mayor. I'm still gonna be here when you need me. But it's time for me to stop living so damn comfortable. Because we all know, no one in power deserves to be comfortable for long. Now, what's the best town in the Commonwealth? Where can someone live free with no judgment? Good neighbor! Of the people! For the people! And don't let no one forget it.
E grazie mille Lorenzo. E adesso ritorniamo in Francia. Restiamo in Francia. Andiamo in una serie, musical. In un musical, in opera. Poco un musical, in un romanzo, una storia allegra, felice che finisce con tutti felici e contenti. Tutti proprio. Sto parlando di Notre Dame de Paris. Ebbene sì. E quindi salgono sul palco la coppia numero 24, Arianna e Ilaria, che interpretano Esmeralda e Frollo da Notre Dame de Paris. Sono il prete che viene quando è l'ora di morire. Ho freddo, ho fame, voglio solo uscire. Non ho mai fatto male a nessuno. Ascolta la campana che suona, sono le 5 della mattina. Presto si aprirà questa porta, entro un'ora tu sarai morta. Viene l'ora, io starò bene. Vedremo bene se balli ancora, appesa alla forca. Ma che cosa vi ho mai fatto, perché voi mi odiate tanto? Non capisci questo odio che ti amo. Ma che ho fatto per farvi innamorare di me? Io povera gitana e voi curato a Notre Dame. Così scegli tu a chi tieni, patibolo a me o la morte, impiccata o svestita, se la morte o la vita, e se dici di sì te ne vai via da qui, e se vuoi io verrò con te all'inferno, paradiso per me. Va via, va via, va via, va via. Grazie mille. Ecco, Manzieri, direi di no. Direi di no, che non è il caso. Che dici tu? Dove vai? Vado via. Vai, vado a casa. Basta, Manzieri. Possiamo continuare? Andiamo in un videogioco horror. Sì. Dove ci sono i pupazzi. Ci hanno fatto anche un film. Che è stato un successo. Successone. Mamma mia, con i pupazzi de spugna che ammazzano i bambini nelle pizze. Il film preferito di Sara. Molto bene. E direttamente da Five Nights at Freddy's. Il numero 25. Son Costantini, che interpreta Foxy. Now that you're in our location, we can set up a reservation. Come join the fun time party, we promise you won't be sorry. It may be obvious, don't hold it against us. What we seek is to avenge our lives. So come on in, the fun has just begun. Evicted from the bodies of ours, given a present out of a vengeance. We were given the life that's been holding the power to ultimately get our revenge. E fate un applauso a Son Costantini col suo Foxy!
E andiamo avanti con la coppia numero 26, Sasha e Rory, che interpretano Wang Jian e Xilian da Even Official Placing. E fatelo l'applauso per Sasha e Rory. Grazie mille ragazzi. Op. Ho perso Panzieri. Panzieri, dove sei? Niente, mi ha abbandonato. Io vado avanti lo stesso, non mi interessa. Facciamo salire sul palco numero 27, Beatrice, che da Demon Slayer interpreta Nezuko. Scusate, non c'è, mi dicono, è andata, è scappata. C'era la canzone, vabbè, facciamo un applauso a chi ci doveva essere, non c'è più. Ti sei impallata, Monny? Io non mi sono impallata. Partiamo da questo presupposto. Ah, qualcuno non Windows, si è presentato all'appello. Bene. Allora saltiamo sul numero 28. Selene. Sì. Che interpreta Rui Kamishiro da Project Sekai. Insieme abbiamo anche Lucia nei panni di Tsukasa Tenma, sempre da Project Sekai. Yeah.
E fatelo un applauso per questa coppia di Project Sekai. Grazie mille, scusate per prima. E passiamo a un altro gruppo, numero 29, grazie Bliss, composto da Asia, Van e Yashi, che ci portano Adagio, Aria e Sonata, da My Little Pony! C'è di meglio, tutto si può sconvolgere. Noi siamo stelle, ma si sa, qualcuno è più splendente. La grinta non ci mancherà. Sei un fallito, un combattente. E fatelo l'applauso a questo gruppo di My Little Pony. My Little Pony. Sai, Monni, sì, lo diceva sempre il cavallo saggio, sì, dipende sempre da come ti poni. Questa è una grande massima, certo, che ci aiuta nella vita a superare, guarda, molte difficoltà. C'è Sara che sta flagellando, ti dico solo questo. Intanto Bliss porta una palla. È una polpetta, una polpetta gigante. Però una ne basta. Una signora polpetta messa su un capitello. Perché? Cosa? Chi cosa è sale che... sul palco? Chi è che porta una polpetta su un capitello? Ora glielo chiediamo. Io. Molto bene. Glielo chiediamo. Numero 30, Merton. Che interpreta War Greymon dai Digimon! Hey, hey, hey.
e fate l'applauso a Merton con il suo war... Greymon. Perché no, sei inceppato? No, ha abbracciato la sua polpetta, giustamente. Grazie mille, Merton. Molto bene. Molto bene. Pubblico di Novegro, ci siete ancora? Siete ancora svegli? Alzate tutti il dito indice. Quello è il pollice. Ragazzi, ecco, attenzione. Ecco. Bravo, bravo Pikachu. Comunque, alzate il dito medio? No. Comunque, Panzeri, ti volevo dire una cosa che ho un attimo guardato. Cosa? Su Instagram. E un sacco di gente sta scommentando. Io sono quello con... Adesso vi taggerò tutti. Tutti. E allora, saliamo al numero 31, Vittorio, che interpreta il demone TV Vox da... Asbin Hotel! I can corrupt, manipulate, control what you see. I am the instigator of your bullshit technology. I know your vices and desires, but won't fix them for free. No apprehension, pay attention, keep your eyes on me. Step right up, come on in, feel the buzz in your veins. I'm like a chemical, electrical, right into your brain. And I'm the one who killed the radio, soon you will see. Monsters you belong to me. Control what you see. I am the instigator of your future technology. I know your vices and desires, but won't fix them for free. No apprehension, pay attention, keep your eyes on me. Step right up, come on in, feel the buzz in your veins. I'm like a chemical, electrical, right into your brain. And I'm the one who kills the radio, soon you'll all see. So pay up, motherfuckers, you belong to me. E fatelo l'applauso al nostro Vittorio. Grazie mille, Vittorio. E ora passiamo a un iconico film. Che non si sa se va visto a Natale o va visto a Pasqua. Ad Halloween. Ad Halloween. Ma certo. Halloween. Con la giacca. Hai la giacca. È vero! Mannaggia, oh, mica ci ho fatto caso. Bene. E allora da Nightmare Before Christmas sale sul palco la numero 32 che si chiama... Sofia. E interpreta... Sally! Il vento porta la paura di una tragedia che accadrà. Accanto a lui sono sicura, ma penso al peggio che verrà. I miei pensieri son per lui, ma non si accorge dell'emozione che accende in me. Chissà se capirà. So se un giorno mi vorrai, per te soltanto, per questo pianto, perché io so che il sogno svanirà e non si avvererà. Grazie Sally. Grazie Sofia, magnifica. E ora siamo al numero 33. Yes, il numero 33 sale sul palco Kim nei panni di Edgar Golden Ration da Identity Vive. Liquid smooth.
and feel my skin is plump and full of life. I'm in my prime, I'm liquid smooth. Come touch me too. I'm at my highest peak, I'm ripe, about to fall. How I feel this river rushing through my veins with nowhere else. Go, it circles round. I'm liquid smooth. Come touch me too, and feel my skin is plump and full of life. I'm in my prime. I'm liquid smooth. Come touch me too. I'm at my highest peak. I'm ripe, about to fall. Capture me. E fatelo l'applauso a Kim, grazie mille. Brava, brava, pulisci tutto, non lasciare nulla in giro. E passiamo ora, grazie mille Kim, al numero 34, Andrea, che da Code Geass interpreta Zero. どうした？打たないのか？相手は学生だぞ。それとも気づいたか？打っていいのは打たれる覚悟があるやつだけだと。ルルーシュビブリタニアが命じる。貴様たちは死ね。 あの日から俺はずっと嘘をついていた。生きてるって嘘、名前も嘘、経歴も嘘、嘘ばっかりだ。全く変わらない世界に飽き飽きして、でも嘘って絶望で諦めることもできなくて、だけど手に入れた力を、だから 私は処分する前に質問に答えてもらいたい。無力が悪だというのなら、力は正義なのか、復讐は悪だろうか、友情は正義たりうるだろうか。そうならば君たちに事実を残そう。ルルーシュビブリタニアが命じ、貴様たちは死ぬ。 E fatelo l'applauso ad Andrea, grazie mille. E passiamo a un videogioco col numero 35, Federico, che da Death Stranding interpreta Ix Monaghan. The name's Higgs, the particle of God that permeates all existence. Ah, so it was you that dragged him into all this. Bloodied but unbound. What's that? Bridget Strand is dead. America's last president. Dead and burned. Oh, and now the girl's been chosen to take mommy's place. Well, that won't wash. She's not cut out for politics, is she? Oh, but don't worry. I'll find her. I'll keep her real safe. E fatelo l'applauso a Federico, grazie mille. E ci prepariamo al numero 36,
Lui si chiama Fabrizio e dall'omonimo opera interpreta Don Chisciotte. La nostra fortuna va cambiando per il meglio, amico mio Sancho Panza. Perché vedi là, dove si scorgono 30 o poco più smisurati giganti? Io li ammazzerò in battaglia! Oh! 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 Ma dove sono andati i giganti? Che cosa fanno qui questi mulini a vento? Ah, sarà stata una stregoneria, ne son certo. Marrani, ma vi inseguirò, vi abbatterò tutti in nome della bella mia Dulcinea del Toboso. Oh, sublime Dulcinea, gioiello di virtù e purezza, nel tuo nome risuona tutta la melodia dell'alta nobiltà, la tua bellezza un raggio di luce in questo mondo grigio. Ma il dovere di un cavaliere non è solo combattere l'ingiustizia, ma anche proteggere i deboli e gli indifesi. Chi sono io? Io sono il cavaliere dalla triste figura, io sono il cavaliere errante, io sono Don Chisciotte, Don Chisciotte della Mancia, e questo è il mio saluto a voi tutti. Sì, okay. Ok, ci siamo. Molto bene. Fatelo un applauso per Fabrizio col suo Don Chisciotte. Grazie Fabrizio. E andiamo a raffica, perché adesso vi voglio mostrare un altro grande capolavoro. Sì. Parliamo dell'Attacco dei Giganti. Potentissimo l'Attacco dei Giganti, anche se sinceramente preferisco il centrocampo, perché mi sembrano certo più forti, mentre ma anche l'attacco non lasciano desiderare. Allora sale sul palco e mi sono perso la numero la riga. 37 molto Anna, bene, che ci porta Hanzoe da Attack on Titan. E grazie mille Anna ad Attack on Titan, e passiamo subito alla numero 38. Lei si chiama Laura e interpreta Monny. Auriel da Heroes of the Storm. Stop, fermi. Ragazzi, noi ce la stiamo mettendo tutta, ragazzi, una. Aiutateci, non ci lasciate in silenzio, altrimenti crolliamo. Monny non ha più voce, ma io ci manca poco. Ma per favore, parla per te. Ma senti che gracchi. E allora, fatemi un applauso per la prossima partecipante da Heroes of the Storm. Non perdete la speranza, non vi abbandonerà. L'eterno conflitto prosegue tra le forze del bene e del male. Il male trionferà su coloro che cedono alla disperazione. Ma la disperazione non può sconfiggere il potere della speranza. La speranza è la voce che non può essere messa a tacere. La speranza è la sorgente che alimenta le fonti del coraggio. La speranza è la luce nelle tenebre. E nelle tenebre io sarò quella luce.
E grazie Laura da Heroes of the Storm. E adesso Monny, ritorniamo nella truppa di One Piece, che so che a te piace tanto. Certo, certo. Ed è tutto tuo, il numero 39. 39, Andrea, che da One Piece interpreta Sage King! Ragazzi, non vi sento. Sale sul palco il numero 39, Andrea, che da One Piece interpreta Sage King! Asop mi ha raccontato ogni cosa. Mi ha detto che avete intenzione di salvare una giovane donna. Non ho bisogno di altri motivi per aiutarvi in questa impresa. Io combatterò al vostro fianco. Il mio nome è Soge King. E fate un applauso a Soge King! E che cosa hai perso? Cosa hai perso? Non lo ritroverai mai più. È un treppiede. È andato. Ah no, ok. Bene. Ah, qui c'è ancora il foglietto di... Onigiri. Tieni, è un presente da parte nostra. Molto bene. E qui c'è un bigliettino, invece. Pulizia. Di Artefa, tieni, è un regalo, questo portalo a casa perché sarà un regalo importante. Possiamo continuare, Panzieri? Ma certo! Bene, con il numero 40, con numero la numero 40, 40 Jennifer. Jennifer che interpreta Fresh da Underverse. Wake up! E grazie, grazie mille. Recupera bene tutti gli accessori e noi ci lanciamo al numero 41 che si chiama Branny. E interpreta Toge Inumaki da Jujutsu Kaisen. You are my special. Ah, e invece c'è Bliss Cosplay. Non c'è. Perduto. Adesso faremo
un minuto di silenzio. Grazie! Per grazie! Cosa? Ma perché? Perché? Che stai facendo, Monny? Ah, intrattenimento. Ti vai a coprire che fa freddo! Fa freddo! Poi ma c'è ancora l'età, non è come te, che ti devi coprire, mettere lo scialle. Bene. E tutto. Sale sul palco il gruppo numero 42, composto da Tommaso, Celestia, Giulia, Nix e Yuri, nei panni di... Ma allora sei... Mitsuki, Ena, Miku, Mafuyu, Asaya e Kanade da Project Sekai! Majiwaru sento sen kikazaru dai suki na are kore sore soits datte yuzurenai identity desaguri kagure yosete mo kurikaesu karamaru no kimochi no ito neis datte akimabeta mama no desu kiri no nai furidashi de mo tsunaide tai kara per questo magico gruppo di Project Sekai. E ora passiamo a un videogioco sconosciutissimo con la numero 43, Sofia, che porta Furina da Genshin Impact. E grazie mille, Sofia. Restiamo nel mondo dei videogiochi con un videogioco un po' più oscuro, un po' più tetro, con la coppia numero 44, Samuele e Giacomo, che portano Hunter da Bloodborne. Ragazzi, non vi sento. Grazie, grazie mille. Thank you.
E fategli un applauso per questa coppia da Bloodborne. Non c'avevo niente da alzare. Certo. Grazie ragazzi, e adesso voliamo subito al numero 45. Lui si chiama Silvio, che da Rick e Morty interpreta Rick. E fategli un applauso per Rick. E adesso, Monny? Sì, sono qui. Ci lanciamo in Paradise Kiss numero 46. Ivy, che interpreta, solo per voi, e fatemi forte l'applauso, Yukari! Andrà tutto bene. Buonasera. Vi giuro che porterò in paradiso tutte le persone presenti in questa sala. E fatelo l'applauso a Ivy, grazie mille. E adesso, Monny, sì. Attenzione, il pubblico di Novegro, tutti con la mano destra giù. Oddio. Perché finalmente entriamo nel meraviglioso e... magico mondo Disney. Aspetta, non devi dirlo, ah, no, c'è Mastro Zim, ce l'hai? Mano destra giù, fatelo tutti, sennò porta sfiga e vi viene il cagotto. Entriamo nel meraviglioso e... magico mondo Disney. Magico mondo Disney. Oh. Intanto ci sono gli artificieri che stanno installando una serie di esplosivi sul palco. Esploderà tutto? Chi lo sa? Molto bene. Scopriremo. Io solo ho vivente. Paurissima di quello mi sposto, che me ne vado. Succederà. Me ne vado, me ne vado. Io mi sposto anche perché c'è l'installazione, giustamente, di tutto l'impianto elettrico, perché nel castello di Elsa fa molto freddo. Quindi se tu non hai l'aria condizionata rischi di congelarti e prenderti un raffreddore come se lo prenderà lei se non si va a coprire. Molto bene. E allora sale sul palco la numero 47, Stefania, che da Frozen interpreta Elsa. Thank you.
E fatelo l'applauso a Stefania. Prego, prego. E restiamo nell'universo Disney, nel mondo magico Disney, con il prossimo partecipante, la numero 48. Lei si chiama Greta. E dalle follie dell'imperatore interpreta Isma. When a woman acquires a certain age and the men who adored you no longer swoon, it pays to avoid the sunlit days and live by the light of the kindly moon. But the moon grows old just like us all, and her beautiful years are done. So now she prays through endless days to take her revenge on the sun. When I was a girl at my daddy's side, Papa, the royal mortician, revealed to me in secret signs the mark of the magician. And daddy was no dummy, did outrageous things with the mummy, and often the stitch that he would drive would look better dead than they did alive. I studied well, I learned the trade, I thought my looks would never fade. If I could find that recipe to give the eternal youth to me, it was always my ambition to use papa's tuition and gain some small remission from the vagaries of time. And a little ray of sunshine robbed me of my youth. Who to blame, who the one, who to curse? You know the only one to blame would be my enemy, the sun. E fatelo l'applauso a Greta con la sua stravagante Isma. Qua ci sono delle mollette, non so. Ma sì. Ma sì, lasciamole. Ok, vuoi appendermi? Ah. E saltiamo il numero 49, arrivando al numero 50. E ritorniamo nel meraviglioso e magico mondo Marvel con il numero 50, Luca, che dall'omonimo personaggio, serie, film, chi più ne ha più ne metta, interpreta Iron Man! Salve a tutti, mi chiamo Tony, sono venuto in fiera. Un'ora fa ero qui vicino a 2500 chilometri e ho detto, andiamo, sapete, io sono Iron Man. Tony, ma dove sei? Ti stiamo aspettando! Sono a fare jogging. Sei a fare jogging con l'armatura? Sento la voce di persone in sottofondo. Non mi dire che hai preso di nuovo l'armatura per andare a fare una fiera cosplay. Lo sai che il mandarino ti sta cercando. Pepper non è un'armatura, è una protesi ad alta tecnologia. Ci faccio la spremuta con il mandarino. Signore, ho individuato un missile aria-aria che sta arrivando a velocità supersonica in direzione fiera. Signori, non è niente, nessuna paura. Tutto sotto controllo. Signore, aggiornamento. Adesso sono due missili supersonici. Signori, nessun problema. Mantenete la calma. Sono due niente. Jarvis, che armi hai caricato? Signore, lei mi ha detto che non erano necessarie armi. Abbiamo solamente i repulsori e l'armatura non è più in grado di volare. Ha scaricato tutta l'energia per venire qui da Varsavia in 20 minuti. Andiamo con i repulsori. Jarvis, fammi prendere la mira. Ok, 10 gradi più su. Così? No, signore, più giù. Quelli sono 11,2 gradi. Ora? Sono le 16 a New York. E adesso? A 20 secondi all'impatto, signore.
Massima potenza, Jarvis. Spara! Colpiti, signore. Jarvis, aggiornamento. Nessuna minaccia rilevata, signore. E fatelo forte l'applauso per Luca col suo Iron Man. Grazie mille, Luca. E ora rimaniamo nel magico mondo Disney. Ah no, qua c'è l'interrogazione. C'è un'interrogazione. Sara, la approviamo questa interrogazione a sorpresa? Monni. Qua c'è un'interrogazione a sorpresa, Panzieri. Cosa c'è? Un? Un'interrogazione a sorpresa. Ah, gli vogliono fare subito la maturità. Ma certo, ma certo. Molto bene. Giustamente, perché adesso vogliono vedere i meccanismi, la giuria inizia a infilare le dita in tutti dove i buchi non dovrebbe dell'armatura. Dell'armatura. Per vedere come funziona una cosa e l'altra. Molto bene, adesso lasciamo stare Iron Man. E dicevo che rimaniamo nel mondo Disney però. Esatto, andiamo sulla Perla Nera. Con un capitano, c'è solo un capitano e non è Francesco Totti, no, ma è... ma il numero 51, Andrea col suo Jack Sparrow! Jack Sparrow, che non sai quello che tu vuoi. Oh! Nana! Oi! Nana! Più legna! Fuoco grande! Fuoco grande! Io capo! Volere fuoco grande! Avanti! Ma secco, qual è là? Lampicchi picchi, non c'è più niente. Lam sese yuneke. Snip snip. Se se lam shup shu shas nami lam no shuk. Comprendi? Pale che leghe. Oh mannaggia. Condimento, eh? Pelala! Addio, figli miei! Ricorderete questo giorno come il giorno in cui avete quasi... Capitan Jack Sparrow. E fate l'applauso per Andrea col suo Jack Sparrow! Oh... sì? Cosa hai? Tieni, taglia la corda, perfetto. E allora? Non ho parole. Non molto ho parole. Bene. Sale sul palco un gruppone 52 sì, composto da Serafino, Jacopo, Ludmilla, Dimitri, Daniel, Edoardo e Giorgio che interpretano un mix di Sith e Cavalieri Jedi dall'universo di Star Wars! Oh yes! Thank you.
E grazie. A questo gruppo di Jedi e Sith dall'universo di Star Wars. Molto bene. E adesso voliamo subito al numero 53 con Stella, che interpreta Yui Hirasawa direttamente da Keion. Prova, ok. Grazie a te carissima, e passiamo subito alla numero 54, Sabrina, che da Genshin Impact interpreta Raiden. Come ha detto lei. Allora, sono spariti tutti. Sparita. Molto nel bene. Nulla, magia. E allora. Andiamo avanti e ritorniamo nell'universo Winx, questa volta con due partecipanti che gareggeranno proprio per la gara classica. Iniziamo con la numero 55, Jessica, che dalle Winx interpreta Icy. Maledizione, maledetti ficcanaso. Lo sapevo. Sapevo che ci avrebbero provato. Ne ero certa. Sorelle, abbiamo ospiti. Bloom è nelle segrete del castello e non è sola. Come ha fatto a entrare? Non è possibile. Con lei c'è anche Knut. Ah, quel traditore! Non arrabbiarti, Darcy. Questa è la prima cosa buona che quello stupido orco ha fatto. Noi abbiamo il potere del drago, nulla può ostacolarci. Per noi sono solo insetti e come tali li schiacceremo. E grazie mille Icy dalle Trix. E ora passiamo alla 56, Denise, che sempre dall'universo delle Winx interpreta Dark Bloom. Bloom, non farlo! Non ci riconosci, siamo noi, le tue migliori amiche!
if you dance with the devil. Oh, learn your effing lesson. Cause now with the devil you be messing. It's me, queen villain, you should be addressing. I'm rising while you're aggressing. Rising while you're aggressing. Taking it to a new level. Looking good while you disheveled. Making your mental, making you tremble. When you dance with the devil. E fatelo l'applauso a Dark Bloom. Grazie mille. Grazie cara. E ritorniamo nell'universo di One Piece. Ok. One Piece. One Piece. One Piece. Io ho già visto che cosa succederà. Hai fame, panzieri? Ho fame, sì, eh. E allora te ne faranno venire ancora di più. Un grande personaggio, numero 57. Fatemi sentire forte l'applauso perché ha bisogno di tutta quanta la vostra carica. Lui si chiama Gabriel. E da One Piece interpreta Sanji! Capito il Sanji, non provare a rifiutare un suo piatto a questo punto. Io mangio tutto, grazie mille. Ma tanto tempo per arrivare fino all'IKEA, trovare parcheggio, comprare il tavolino, così. Beh. sei arrabbiato, chiedo scusa, ti aiuto a portare il cavalletto. Grazie, fategli un altro applauso a Sanji! Oh! E adesso, Monny? Sì! Ritorniamo nel mondo di Genshin Impact. Sì, con questa magica coppia, Minami e Aiko, che portano entrambe. Furina, fate l'applauso da Genshin Impact! Momento. Questa non è la mia traccia di Batman. Non c'entra niente, la traccia di Batman era la mia tazza di Batman. Ma giustamente perché Mastro Zim c'ha 136 Genshin Impact in lista. E allora, Mastro Zim, ce l'hai? Numero 58. 58, ora risolviamo. Allora ragazzi, venite un attimo qua. Venite qui che risolviamo. Intanto andiamo avanti, Mastro Zim. 59 ce l'hai? Non c'hai 59, 60, bene, ok. E allora facciamo salire sul palco il gruppo numero 60, composto da Giorgia, Arin e Bip, nei panni di Mari, Kanan e Anamaru, da Love Live Sunshine! Allora, stop. Ah, vada che d'avra! Fermo. Allora, stop. Molto bene. Allora, qui adesso vi devo chiedere un favore personale a tutti quanti i cosplayer. Quando venite a fare l'iscrizione, vi preghiamo, soprattutto nelle fiere così grandi, portateci la traccia come scritto
sul regolamento, sulla chiavetta USB. Perché il povero Mastro Zim, che oggi ha dovuto fare più di 100 iscrizioni, se ognuno gli chiede di scaricare la traccia audio sul momento, poveretto, impazzisce, perché poi internet fa anche un po' cilecca. Quindi me lo fate un grande applauso per Mastro Zim, che ha gran parte dei cosplayer, ha scaricato, tagliato e montato la traccia audio durante le iscrizioni per oltre 100 cosplayer. Allora, fermiamo tutto, Mastro Zim, Sara, blocchiamo e ora risolviamo. Preparami la traccia numero 60, ok? Ragazze di numero 60 ci siete, devi aspettare, Mastro Zim, ascolta me, devi aspettare che loro magari ti fanno un cenno che sono dentro, giusto? E allora vi chiedo un grandissimo applauso, fatemelo sentire fortissimo, per Giorgia, Arin e Bip, Mari, Kanan e Anamaru da Love Live Sunshine! E fatelo l'applauso per questo gruppo di Love Live, grazie mille carissime. E continuiamo un attimo col numero 61, questo gruppo composto da Sofia, Marco e Luca, che ci portano un gruppone ispirato a Matt Max. Ah, quindi proprio post-apocalittico, fatecelo l'applauso per questo prossimo gruppo, non ci lasciate in silenzio. Fatevi sentire. Poveraccio!
Che brutta fine che ha fatto. Non è che era stato così male a suonare, insomma, farlo secco in questo modo. E allora, Zim, ci siamo con numero 58? Perfetto. E allora recuperiamo la coppia numero 58, Minami e Aiko, che interpretano entrambi Furina direttamente da Genshin Impact. According to the judgment of the Oratrice Mechanique d'Analyse Cardinale, the Hydro are come to be punished via the death sentence. E grazie alle ragazze da Genshin Impact. E adesso prepariamoci al numero 63. Mi raccomando, tenete su bello carico l'applauso, perché anche lui è giovanissimo. Lui si chiama Nicolò e da Alice in Wonderland interpreta il cappellaio Matto. Compleanno a me, a chi? A me, a te. Un buon non compleanno a te, a me, sì, a te, o a me. Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te e tanti tanti auguri. Un buon non compleanno a me, a te. Un buon non compleanno a me, a te. Or spegni la candela per allegrarti, perché un buon non compleanno. Ed eccoci, grazie, grazie mille al cappellaio da Alice in Wonderland, che lui è giovanissimo e quindi rientra nella categoria Cosplay Kids. E adesso andiamo, aia, in una serie televisiva spin-off della classica famiglia Addams, che ha avuto un grandissimo successo lo scorso anno. E allora fatemi fortissimo l'applauso, perché abbiamo Aurora, Jasmine e Simone che interpretano Mercoledì, Enid e Mano direttamente da Mercoledì! Senti bene? Sei un po' pallida. Benvenuta a Ophelia Hall! Niente abbracci, certo. Hai voglia di una botta di socialità? Mi piacciono le botte. La socialità non molto. Sai cosa ti serve ora? Una pallottola in testa. Un vestito! Ne ho già uno. Come l'hai pagato? La solita mano lesta, ovvio. Oh mio Dio, sei davvero... irriconoscibile. Ridicola. Un esempio di oggettivazione femminile per lo sguardo maschile. When the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage cougar. Yeah, I cruise through the city and I roam the street.
E fateglielo fortissimo l'applauso per questo gruppo da mercoledì e per sto poraccio che è stato sdraiato tutta l'esibizione per fare mano. A me lei mi mette inquietudine ogni volta perché non accenna un sorriso. Scusa. Occhio al pannello. Arrabbiata mercoledì. Bene. E adesso ritorniamo su una serie che abbiamo visto spesso e la rivediamo nuovamente. 65 Viola che interpreta Mou Fu Yu da Project Sekai. E fatelo forte l'applauso a questa magnifica esibizione, complimenti, grazie a te. E torniamo un attimo indietro col numero 59, sì. Jonathan, che ci porta Xiao da Genshin Impact. E fatelo forte l'applauso a Xiao, giusto? Da Genshin Impact, grazie mille. Ma grazie a te. E continuiamo. Io non mi ricordo più a che numero eravamo arrivati, devo essere sincera. Ma gruppo numero 66. Grazie Panzieri. Loro sono Erika e Rebecca che interpretano Fionn e Marshall direttamente da Adventure Time. Follow my lead.
good little girl. Always picking a fight with me, you know that I'm bad. But you're spending the night with me, what do you want from my world? You're a good little girl. Bad little boy, that's what you're acting like. I really don't buy that you're that kind of guy. And if you are, why do you want to hang out with me? Don't you know I'm a villain? Every night I'm out killing, sending everyone running like children. I know why you're mad at me. Got demon eyes, and they're looking right through your anatomy, into your deepest fears. Baby, I'm not from here. I'm from the nidosphere. To me, you're clear, transparent. You've got a thing for me, girl. It's apparent. Oh, oh, I got a hot potato, and I got two hot tomatoes. Well, they'll make a good sauce, maybe. E fate l'applauso per Fiona e Marshall. E andiamo avanti con un singolo, la numero 67. Un grandissimo videogioco, picchiaduro, potentissimo. Sì. E Vittoria. Vedremo lei oh mamma mia, che paura ragazzi, sì. Un personaggio inquietantissimo. Vittoria che interpreta... Divora. Da Mortal Kombat 10. Così gli umanoidi chiamano i Kaitin e gli altri insettoidi. Gli umanoidi vivono per uccidere. Senza un nemico comune si dividono, massacrandosi a vicenda. Gli insettoidi invece lottano per sopravvivere. I simili non si uccidono. La domanda è: chi sono i veri parassiti? E fateglielo l'applauso per Vittoria con Dvora da Mortal Kombat. Bene, visto che roba? Che paura. Che ansia, ragazzi. Paura. Facciamo un salto gigantesco adesso. Andiamo al numero 72. Sì. Rimaniamo sempre in ambito horror. Però videogioco. No, sempre videogioco. Videogioco. Sì, sempre videogioco horror. Salgono sul palco Alessandro, Simone, Stefano e Martina che interpretano... Leon... Dr. Salvador, il mercante, da... Resident Evil 4! Momento, 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 guarda quanto si è arrabbiato lui... Perché a quanto pare la traccia non è proprio questa, ma è qualcosa di vicino. Chiedo scusa, siamo agli sgoccioli e dobbiamo recuperare. È proprio quella la traccia che tu ci hai segnato nell'iscrizione? Molto bene, evidentemente ti hanno dato la traccia sbagliata. Adesso andiamo avanti e poi recuperiamo Hakuna Matata, come dicevano Timone e Pumba. E andiamo al gruppo numero 73. Ce l'abbiamo, Bliss? Mi fate un cenno? Ce l'abbiamo? 73 ce l'abbiamo, perfetto, e ora recuperiamo il 72. 73, fatemi fortissimo l'applauso perché sono tanti, un gruppone di Helluva Boss! When you want somebody gone and you don't want to wait too long, call the immediate murder professionals. And grenade or cyanide will make it look like suicide. The immediate murder professionals, we do our job so well, because we come straight up from hell. We'll kill your husband or your wife, we'll even let you keep the knife for the immediate murder profession. Hey, is there a way I can come with you guys this time? Absolutely not, I forbid it, not gonna happen, sorry sweetie.
Well, I can blend in with humans easy enough. Just let me tag along. Wait, say that again. I can blend in? Do you have a human disguise? Yeah, don't you? You three have been screwing around on Earth this whole time without human disguises? Okay, new plan. Come on, Looney Tooney! Sir? Oh, hell no! When I was a young boy, I never thought it'd come to this. The scars all seem to heal. And now I'm a grown man. I've lost it all again. But what I'll miss the most, pay close attention while you get a look at this. Yeah, look at this. Shut the fuck up. E fatelo forte l'applauso per il gruppo numero 73 dell'Uva Boss. E ora recuperiamo il numero 72, che a quanto pare la traccia era proprio era quella. Giusta. Era Zim giusta, Zim non ha sbagliato nulla. Povero Mastro Zim, ok, bene. E allora, si sono confusi giustamente anche i cosplayer, è tanto tempo che sono qui dietro. E allora, preparatemi l'applauso per il gruppo numero 72, Alessandro Simone, Stefano e Martina con Resident Evil 4! Over here, stranger. Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you buying? Chainsaw. Freeze! Is it freeze? Might interest you. Thank you. Got something that might interest you. Thank you. Who's it gonna be? It's Eric Gainsborough with a steel chair. You know me. E fategli un applauso a questo gruppo da Resident Evil 4. E adesso, grazie mille ragazzi, recuperate tutti i pezzi di costumi, accessori, avete sparpagliato tutto, seminato il palco, volato anche un gatto biondo qui. Bene, e adesso, dopo Resident Evil, ci spostiamo a una coppia molto romantica come scena, direttamente da Final Fantasy 7. Fatemi forte l'applauso per Eugenia e Marco, che interpretano Aerith e Claude.
e fateglielo l'applauso. Grazie. Per Eugenio e Marco da Final Fantasy VII. Grazie. Eccomi. Ragazzi, cantato dal vivo, una cosa difficilissima durante le gare cosplay perché non c'è possibilità di fare nessun tipo di soundcheck, quindi veramente veramente complimenti. Wow. E allora andiamo avanti adesso con il gruppo numero 75, Ash e Max, con una copia direttamente da Project Sekai. ララ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 ラ
くなのか甘きラビューラビューラビューかそれはバグバグバグか嘘と嘘手に凝った愛愛に移住か腐る愛愛愛か咀嚼吐き出し泣くか届かぬ距離で待っていたってしょうがない甘きラビューラビューラビューかそれはバグバグバグかラビューラビューラビューはすでに死に落ち絶えた届く距離で出会って嫌になるならやめな吐く誤いララララララブか ララララララブか e fatene un applauso a questa magica coppia da Project Sekai. Grazie mille ragazzi. Oh, e adesso un grandissimo ritorno sul palco delle gare cosplay con la numero 76 Emma, che porta un personaggio storico delle gare cosplay negli ultimi 15 anni, Snow Miku da Vocaloid. E grazie mille, Emma, grazie mille. E passiamo alla numero 77, torniamo nel mondo dei musical. Che meraviglia! Siamo vicini a San Valentino e questo è il musical fatto. Andiamo in Francia. Sì. Lei è Cat Von Rouge e interpreta Satin dal Moulin Rouge. Rouge.
E fatelo l'applauso a Kat Von Rouge con la sua salita. Dal Moulin Rouge. Mamma mia. Ma è Goku. Quindi andiamo nell'universo di Dragon Ball. Sì. Molto bene. E allora preparate forte l'applauso perché abbiamo il numero 78, Giorgio, che da Dragon Ball Z interpreta... Broly! Vediamo come te la cavi con quattro di noi, mostro. Mostro? Broly non è mica un mostro. Broly è... Un autentico demone? Una vera carogna? Il diavolo. Oddio, è così dannatamente figa! E fatelo l'applauso per questo Broly da Dragon Ball Z. Mi sfugge un dettaglio. Non chiedere quello che non vuoi sapere. Va bene. No, che cosa fai toccare? No, sta buono. Oh. No, ci arriviene a po'. Oh mamma. Perfetto. Grazie, ora siamo tutti più completi. E anche molto questa bene. L'abbiamo vista su questo palco. Sì. Perfetto. Andiamo avanti. Ah, numero 79, Elena, che interpreta Victor direttamente da Identity 5. E fatelo l'applauso a Elena! Grazie mille. E ancora, 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 andiamo avanti adesso con... Il gruppo 80, la coppia numero 80. Composta da Apollon e Merlo che interpretano Kiryu Kazuma e... Nishiki da Yakuza! Clear get
た握り拳が俺たちのジャッジメント暴れてやろうぜ兄弟ああ行くぞえ、allora siamo pronti Judgment Yakuza レールから外れた不良犬の野良犬さだけど簡単には出るは振らないぜイエスマナになりそびれた We are bad boys 悪いの越されたNo という名の Justice We're breaking the law Breaking the wall Breaking the wall 腹の苦しさ振り上げた握り拳が俺たちのジャッジメント Thank you, thank you, thank you. Grazie a voi. Eccoci, Panzeri, riprenditi la voce. Eccomi, eccoci qua. E allora. Passiamo al numero 81. 81, ragazzi, molto bene. Ritorniamo nell'universo della Marvel con Elena, che interpreta direttamente per voi Scarlet Witch! You know, there is nothing more powerful than a mother's love for her children. I tried all the grieving and mourning, but they call my name every morning. In my dreams, we're a happy little family, but when I wake up, the silence is roaring. I can't escape all these memories and visions. Please don't judge me on my poor decisions. Not that it matters, I've already made my mind. This was the only one to whom I would listen. Trust me, Steven, you don't want to stand in my way. I can literally move mountains. I'll throw it in your face. All I want is to be with my children. In every universe I'm with them, I know from dreaming. I can't stand being alone anymore. I will kill anyone who tries to close this door. All I want is to be with my children. Saying by the Westview was like having to kill them. I deserve some happiness, just a little, just a smidge. One is not here dealing with the Scarlet Witch. E fatelo un applauso, non siate timidi, almeno voi! Io cerco di tenere la voce, voi tenete l'applauso, per favore. Grazie mille, Scarlet. Oh, adesso andiamo in un film meraviglioso che fa parte di quella che era la mia epoca, non so se tu lo conosci. Era un supereroe ambientato, se non ricordo male, negli anni 40, molto particolare, di questo ragazzo che trova il numero 84. L'ho visto perché ho riconosciuto lo zainetto. Ah, ok. Bella de casa. Oh, lui trova questo jetpack che sembrava un ritrovato dell'ultima tecnologia, si mette sto caschetto di metallo e inizia a fare il supereroe. E allora fatemi fortissimo l'applauso per il numero 84, lui si chiama Filippo e interpreta Cliff Secord direttamente da
The Rocketeer. E bravo Cliff, ci hai rispedito indietro di 4 anni. Il pistone numero 5 è sfiatato, sta insieme con lo sputo e il fil di ferro. Io volo anche con una scatola da scarpe, purché abbia le ali. Ah! Cos'è? Che hai fatto? Non lo so, c'è qualcosa sotto il sedile. È il mio vecchio sacco. Che c'è dentro? Io non me lo voglio tenere, voglio solo prenderli in prestito per un po'. Ma ti rendi conto? È come legarsi una damigiana di nitroglicerina sulla schiena e poi ci sono i federali che se ne occupano. Solo per un paio di settimane. Appena avremo un altro aeroplano, lo restituiremo, lo giuro. Cliff, ma ti sei accorto che questa Geggio non ha i comandi? Tu dici sempre che sei un genio, Pity. Mettici. Ci servirà un avvocato coi fiocchi. No, ci servirà un casco. Io ho ideato il Zero Six 3. Gli ho raccontato quello che è successo e lui mi ha creduto. Restituiscigli il razzo. Io non posso farlo. Hanno preso la mia ragazza. Un agente nazista. Qualcuno che secondo noi abbia piazzato nel bel mondo di Hollywood. Neville Sinclair. Dovevo darti retta fin dal principio. Ma Jenny è nei guai adesso. Ho registrato la valvola. Devi solo spingerla come se fosse la manetta del gas. E se ti vuoi fermare, spingi a fondo. E poi lasciala andare. Ok. E fatelo l'applauso per Filippo. Grazie mille. E ora, se la matematica non è un'opinione, andiamo al numero 87. Chiedo anche conferma a Bliss. No, 87. 87 ho detto. 87? Sei sicura? 87. Io lo spero. Guarda, Panzieri, ormai non so più. Se te lo dice Bliss va bene, Monny. Non sono sicura più neanche di come mi chiamo a quest'ora. È 88. Ciao Sanda, che ci dici, Monny? Naccia miseria. Ragazzi, perdonate, vedete il fumo? Lo stiamo respirando da 6 ore, ragazzi. Sono 6 ore che siamo sul palco. Ma tu non so se sei notato, c'è la nebbia. C'è la nebbia, esatto. È arrivata dentro. Numero 88, Patrizia, che interpreta? Zhongli Arcon Form da Genshin Impact! This is an age of gods and monsters. I wish not for dominion. Yet I cannot watch the common folk suffer. We'll have order. To cleanse the land and defend our safe harbor. That was the first contract in Liyue. And now, e fatelo l'applauso a Patrizia. Grazie mille Patrizia. E passiamo al numero 89. Ci siete ancora, pubblico di Novegro? E allora, per il prossimo non dovete fare l'applauso, ma dovete gridare olè. Perché avete... immaginate chi sta salendo sul palco? Chi? Ginko. E quando io dico Ginko, voi dite? Non vi ho sentito, ho detto Ginko e voi dite? Ditelo, se no non possiamo chiudere la gara. Ho detto Ginko. Vi prego. E allora sale sul palco Ginko con il numero 89. Ginko, che interpreta Miguel da Spider-Man 2099. Ginko. Bag is wet, pants in the Reeboks with the strap.
the manure. Had a $1 million vibe and about to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xanol. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing I seen, shorty get low. E lui era Ginko! Grazie Ginko! E dopo Ginko? Che non resisto. Ah! Naggia Zim! Beh, molto bene. E allora? Siamo al numero 90! La paura! Siamo quasi alla fine, dobbiamo arrivare al 110. Paura, eh? Mia, proprio. Scherzo, ma non abbiamo finito. Numero 90, una coppia, Sara e Stefano, direttamente da... League of Legends! League of Legends! Grazie! Mai una senza l'altro. Vivi con pienezza, muori con dolcezza. L'agnella chiama, il lupo colpisce. Sgozziamoli tutti. Questo farà male, tanto. Dovunque l'agnellina andava, il lupo la seguiva. E dovunque l'agnellina andava, il lupo la seguiva. Sei qui, lupo caro? Sì, agnellina. Sei triste? Lo sono. Cosa si prova ad esserlo? È come una lunga caccia senza prede. Non era alla nostra altezza. Nessuno lo è, caro lupo. E fatelo l'applauso per questa magica coppia da League of Legends. Siamo al numero 92. Oh yes! E attenzione, qui voglio uno. Oh. Oh. Non lo sento. Fatelo, vi prego. Oh, perché è l'ultimo numero! Grazie, Tim. Allora, sale sul palco un gruppo. Sì. Cristina e Matteo che interpretano Albedo e Heinz. Direttamente, fatemi l'ultimo applauso da Overlord! E fatelo l'applauso a quest'ultima magnifica coppia!